Si deve dividere l'amore dalla politica. Michele Emiliano ha fatto appello alla legge per affermare che no, non c'è alcun bisogno di separare le due cose. Il Movimento 5 Stelle ha duramente criticato il nuovo presidente della Puglia per aver nominato come portavoce la sua compagna, Elena Laterza, una giornalista che ha guidato la comunicazione del comune di Bari dal lontano 2004, quando Emiliano era sindaco della città e stava ancora insieme alla sua ex moglie. Svolgo la mia professione, la stessa che svolgevo quando ho conosciuto Emiliano. Perché dovrei rinunciarci? È quello che ha dichiarato la signora Laterza, ponendo una questione che va al di là delle vicende del neo governatore pugliese. È sacrosanto, infatti, che chi ha ruoli politici non ha vantaggi sui familiari, ma perché dovrebbe al contrario spingersi sino a danneggiarli? In America, John Fitzgerald Kennedy nominò addirittura suo fratello, Bob, ministro della giustizia. E Hillary Clinton ha costruito una carriera all'ombra del marito, Bill. George W. Bush, poi, ha seguito le orme del padre fino a giungere come lui alla Casa Bianca. La questione è delicata, si tratta di capire dove finisce il privato e dove comincia il pubblico, dove si abusa di un potere o ci si accanisce contro un talento. Gli stessi 5 Stelle si sono trovati di fronte al problema quando la parlamentare Vilva Moronese nominò il suo fidanzato assistente personale. Il marito di Raffaella Paita, invece, mentre sua moglie correva per la guida della regione Liguria, dichiarò che qualora fosse stata eletta si sarebbe dimesso immediatamente da capo del porto di Genova. A volte, però, non solo il privato non viene diviso dal pubblico, ma è il personale stesso che diventa politico. Prendete la storia d'amore di Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia e la vicenda che meglio di qualsiasi altra è riuscita a incarnare nell'intimità sentimentale un pezzo della storia nazionale, quella delle larghe intese. Lei di destra, lui di sinistra, nel romanzo della politica sono persino più rappresentativi di Sandro Bondi e Manuela Repetti che, una a fianco all'altro, stavano dentro Forza Italia e a braccetto ne sono usciti.